E buongiorno, 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 buongiorno. Com'è? Com'è? Aspettate che devo recuperare un'errata corrige che devo fare perché venerdì sera ho detto una cacata. E dove la trovo? Un attimo. Ho sbagliato un nome. Eccoci qua. Per il progetto, la campagna 42 Roma Luis, ho missato un nome, vi chiedo scusa, dei collaboratori appunto dell'università. Vi ricordo naturalmente che 42 Roma Luis è un'università gratuita, una scuola di coding gratuita a Roma. Ovviamente tutti i link verranno messi dal bot, non preoccupatevi, non vi perdete nulla. E ho fatto un errore venerdì sera e ho detto, che cosa ho detto? Non mi ricordo che cosa ho detto, però avevo sbagliato i partner. Avevo sbagliato, chiedo scusa ovviamente, al signor Riccardo Zacconi, ecco qua, perché l'ho riletto adesso. Buongiorno. I partner sono Acea, Riccardo Zacconi e FS Tech e Team naturalmente, ok. Spero di aver corretto l'errata corrige e partiamo con la live. Grazie a Oigaside per i suoi 9 mesi, Fixil per i 50, me stesso medesimo, ma salve signor Gattaus e buon 26esimo anniversario a noi, grazie mille. E grazie anche a Shapiri per i 42 mesi e Hard Soldier per i 7. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Grazie a The Bruce Wayne per i 43 mesi. Vi invito a leggere le regole prima di scrivere in chat. Non scrivete simboli senza motivo o cose o caps, insomma, quant'altro. Seguite le regole che ci divertiamo. Grazie a Neko Airi per i 9 mesi. Una piccola postilla. Non vedo perché mettere un video registrato di Animal Crossing come pre-live. La ritengo un'idea un po' scema. Che dite? Buongiorno. Passato bene Ferragosto? Ma sì, sono stato qui seduto a giocare a Frostpunk e ho finito il primo livello. Ve lo proporrò, voglio fare una tirata lunga dove lo gioco tutto perché è stato fighissimo, ma veramente fighissimo. Leila. Fighissimo. Oggi invece apro Twitch e niente, il dramma. Allora, come sapete, come si dice, le sub sono calate di prezzo, ok? Sono calate di un euro. Ovviamente, vabbè, ieri non ho fatto live, il solito drop delle sub, ma solito drop in generale, ci sta, è agosto e tutto quanto. Twitch dice, noi adesso ti paghiamo di meno, perché le sub costano di meno, quindi ti paghiamo di meno, ma per i primi mesi loro praticamente sono gentili e ti dicono, guarda, la gente paga meno, ma noi ti diamo comunque la stessa quantità, ok? Quindi anche se pagate 4, a me arrivano 5, anche se non è vero niente, perché mi pagano in dollari. Quindi è tutto un giro incredibile. Non ho mai guadagnato 5, non ho mai guadagnato 4, insomma, stiamo parlando di 1, 2, roba del genere. Buongiorno. E ok, però ti dicono, tu giustamente dici che ci stai perdendo e quindi sì, dobbiamo darti più soldi per la sub singola. Ma per accedere a questo guadagno aggiuntivo tu devi fare le stesse ore di live di sempre. Io questo mese mi sono preso 2 giorni di riposo. Sì, mi ricordo. Quindi, mi ricordo. E niente, ci avrò da recuperare un po' di ore di live settimana prossima. Sì. Devo fare tipo 70 ore di live entro il 31 agosto. Yeah! Vabbè. Allora, volevo solo avvisare che qualcosina si farà di più. Ecco qua. E dopo questo straordinario buongiorno andiamo avanti con Nyx. E sono 9 il mio numero preferito per il mio streamer preferito. Coincidenze? Secondo me sì.
Secondo me sì. E grazie anche a Ragook. Buongiorno gatto, costo caldo. Ma voi non avete idea di questo caldo. Gonassen che non si suga, certo. Io stanotte sono crepato dal caldo col condizionatore, talmente tanto che ho sudato e poi il sudore mi si è gelato addosso. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Siku, sì. Allora, io la dashboard non la aprivo da un po'. Praticamente tu apri l'analitica canale e scendi di pochissimo, scrolli un attimo e c'è questo, c'è proprio questo numero che ti dice, c'è un timer gigantesco che dice vedi. Andiamo avanti, voi non preoccupatevi, non c'entrate niente, era giusto per dirvi che farò qualche ora di live in più. Grazie a Mr. Lele per i 2 mesi, Simo per i 4, buongiorno gatto, purtroppo la si segue meno in quest'ultimo periodo causa trasloco, ma in ogni caso si rinnova, le si vuole bene, grazie mille. Grazie a Rhodes, buongiorno gatto, causa sua, ho scaricato Frostpunk, poi ne parliamo. Ci ho perso qualche ora di sonno, ma la mia prima run, la mia comunità al giorno 33 ancora campano. Non è male, un ottimo traguardo. Erano anni che non mettevo le mani su un videogioco. Ah, su un videogioco in generale. Mi fa piacere. Grazie anche a Speedygram, grazie a lei che mi tiene compagnia in questi giorni di solitudine. Caffè. A casa. Ok. Gli si vuole sempre bene, tra poco facciamo un anno. Ah, inizio a prenotare un bel ristorantino? No, per carità, perché è pieno di stronzi in giro. Però dai. Grazie anche a Lamejack, buongiorno gatto. Quanto costa prenotare una tomba a vista mare? Ostia, non ce l'abbiamo la vista mare. Però possiamo fare un laghetto se vuoi. Costa però. Teo, non so dirti. Comunque, grazie a Golden Matrix per i 6 mesi, come i mesi. Ah, ma c'è l'hype train, quindi rinnovate. Non sai che dire, non importa, Matrix. Grazie mille. Avvio Graveyard, che ho una voglia matta di giocare, anche se il mio cervello è stato completamente assorbito da Frostpunk. Ieri ci ho giocato tutto il giorno. Alla mia quarta run sono riuscito a finire il livello. Puttana, difficilissimo, ma bellissimo. E ci ho messo, credo, 4-5 ore. E voglio farlo in live, voglio assolutamente farlo in live perché è bellissimo. Cioè voglio riuscirci a farlo, cioè, un'intera run in live. Perché sono qua su? Mi ricordo. Per PUBG? Ah sì, mi ricordo. PUBG. No, ah no, per Frostpunk, ok. Hey G, buongiorno signor gatto, è sempre un piacere guardare le sue live ed è un piacere mio farle. Grazie. Ok. Cosa sono sti bloccamenti? Comunque, veramente, Frostpunk molto 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 interessante, ho anche altri livelli sicuramente da giocare e provare, ma mi sono veramente divertito un casino con questo mega gestionale, lo zombie che passa. Vediamo, cosa avevamo in tasca? Certificato, ok. Dovremmo andare anche giù nella tomba, no? No, Gabriel, non è solo sto mese, occhio, Credo vada proprio di trimestre in trimestre. Poi non so. Non so dirti. Vabbè, comunque un casino. Fermi un attimo, rientriamo un attimo nei ranghi. Cosa dovevo fare? L'astrologo doveva farsi perdonare la signora Fiamma. Sì. Il serpente con il suo rituale. Porta il melo d'oro e quello lo dobbiamo fare. Ottieni più grande canzone d'amore. Ce l'abbiamo la canzone d'amore? O no? No, perché me la deve dare il giorno dopo, giusto? O ce l'ho e l'ho messa da qualche parte.
Ah, me l'ha lasciata qua, perfetto. Siamo fottuti, mi stanno crescendo i peli al posto, in posti strani. Incontriamoci stanotte alle scogliere vicino al forte della montagna. Ah no, ah no. Le scogliere vicino al forte della montagna. Dove? Boh. Sopra gli zingari? No. No, sai cos'è la cosa problematica, Gabriel? Che effettivamente loro l'avevano già annunciato prima. Io ero tranquillo, ho detto vabbè, cioè io le ore non smetto mai di fare le ore di live. Mi sono preso 2 giorni ad agosto. È stato quello l'errore. È una ciappola? Non lo so. Adesso andiamo. Allora, qua c'è il forte, no? E c'è Quasimodo. Eccolo qua. Non è questo il forte? E qua ci sono gli zingari. Lui mi ha detto... Aspetta, Me lo sono perso. Dove cazzo è quello stronzo? Eccolo qua. Alle scogliere vicino al forte... Alle scogliere... Ah, lato mare. Ok. Di qua devo andare. Per avere diritto al compensatore, cioè Twitch aggiunge la perdita. Sì, esatto. Però non ti compensa altrimenti. Ma c'hai i cornoni? Non riesco a capire se c'hai i cornoni. Grazie a Dharma Serra per la sub. Ok, ho scritto la canzone più bella del mondo, ma più a fondo ho esplorato la mia anima e mi sono trasformato in questo. Non riesco a vederlo. Mi sembra che abbia delle corna e sia tipo un bufalo. Ma quando ho finito la canzone, questo è quello che sono diventato. Il signor Fiamma non mi amerà mai. Vabbè, dai. Oh, arrivano delle guardie. Attenzione, attenzione. Grazie, Luca, che regala la sabba ad Alex. Chi va là? Oh no, Damiano. Un mostro. No, non mi sta uccidendo. Ragazzi, ho la barba incredibile. Stiamo solo parlando. Mi ha dato il coso. Oh no. Si pronuncia Anco. E grazie Fresh per i 20 mesi. Eccomi, buongiorno, minore di 3. Altrettanto, grazie mille. Posso fare niente per lui? Tichinosauro 5 con i grandi, Celsius. Che vorrei ci fossero in meno. Mi trovi d'accordo. E grazie anche a Luca ancora per la regalia Safer Emperor. Ah, sì, mi ricordo. Ma oh. Ah, niente, non posso proprio. E quindi esce di scena così? Riccardo, dai una cosa. Ma dai! Damiano! Niente. Andiamo a casa e ci prepariamo per la preghiera dell'indomani. Drammatico. Ah, è pozione curativa quella, non è vino. Grazie Luthien per la sua sub fino a settembre. Ah sì, sicuramente tornerà prima o poi. È ancora in circolazione. Abbiamo cadaveri qui sotto. Sì, avevamo dei cadaveri qua sotto. Ok. Ok. Sì, ci si può lavorare con questo qui. Ah, sto finendo l'iniezione d'oro. Ah, sì, mi ricordo. Non avevo comprato i componenti dalla strega? Buongiorno, grazie mille per la compagnia sempre presente. Grazie mille a lei, Luthien. Grazie mille a lei. Eccola qua, sì. Ok. No, quella era quella oscura. Vabbè, dai, non importa. Tanto ci serviva. Boh. L'iniezione di colla. Quella d'argento. E quella di oro. Buon posto.
L'acido. Cosa faceva l'acido? Non mi ricordo. Ricordatevi di rinnovare, rinnovare, rinnovare. Grazie Franzo. Cioè, lo chiamo Franzo, lo chiamo Luca. Dipende, dipende. Che è la sabba Robbie. Penso tutto moccicoso. Riccardo, sto crepando dal caldo. Sarà mica per i 28 gradi che ci sono in questa stanza? Chiedo. Questa impressione qua che secondo me è per questo che ho caldo. Una roba mia che mi sento dentro proprio. Ah, dici che è solo un'impressione. Può darsi. No, niente. Commercia. Almeno ne ho 27,5. Vorrei tenere aspetto che mi attrezzatore almeno 2 ore. Io c'ho pure le luci sparate in faccia, il computer. Mi è difficile. Regala sub anche a Seven. Grazie mille. Ok, ok. Riccardo, dai una cospicua bacio. Va bene. Gentilissimo. Ok. Fatto? Fatto? Dai. Uff. Io tutto spento e sto lavorando lontano dalle finestre. A me non piace chiudere le finestre. Mi sa che inizierò a tenere la porta dello studio aperta anche di notte per fargli entrare un po' d'arietta dentro, dell'aria condizionata. Perché appunto io apro la mattina e non riesce a raffrescarsi in un'ora. Perché è veramente micidiale. Ci sono 28 gradi, appunto. Non è che... Opla. E vai. Voglio tenere aperte le finestre? Ah, sì, nel senso che entra la luce, certo, sì, sì, sì. No, perché aperte aperte non è neanche quella una grande idea. Ieri sono uscito. È stato terribile. È stato terribile, perché... avevamo voglia di pizza. Non c'era pizzeria buona, ho detto vai, vabbè, non importa. Aspetta, questo è uguale. Sì, è quella d'argento. Perfetto. Fammi questa. Vabbè, non importa. Ordiniamo anche se non è la mia pizzeria preferita. Qui sì che ce n'è da lavorare. Non so se riusciamo però. Ah, perché c'è il cuore oscuro. Io glielo levo. Ma resta una merda. Tengo l'intestino. E sì, credo siano chiusi per ferie. Sono tutti chiusi per ferie adesso. Tutti. Assolutamente tutti chiusi per ferie attualmente. E vabbè. Allora, ordino da un'altra pizzeria. Ordino tranquillamente. Tutto ok, tutto a posto. Vabbè. Mi arriva 20 minuti prima della consegna il messaggio. Purtroppo non ci sono racer per la. Per il tuo orario. Mi spiace, niente. Io che stavo aspettando, no? Perché tra l'altro doveva arrivare dalle 8:30 alle 9. E che avevo anche fame, perché io di solito mangio per le 8, che è tardi. E mi sono trovato lì. Poi non avevamo niente da preparato, niente. Ho detto, vabbè, andiamo da McDonald's, sai, la... Il classico errore che si fa perché non hai cazzo di star lì a perdere altro tempo. Andiamo da McDonald's. Uscire di casa è stata una devastazione. Una devastazione. Un caldo. Mamma mia.
Racer, magari Rider. No, si chiamano Racer perché è Food Racer. E si chiamano Racer, quelli di Food Racer. Vedi, Ricky, che se non sai le cose, stai zitto, no? Ma che figura ogni volta che mi fai? Cosa pensa la gente qui? Eh? Che ti puzza il culo, pensa. Dai. Ha perso un'ottima occasione. Che figura. Sti ragazzi. Grazie, Speedy. Tavolo buono che conosco il pupillo. Ecco qua. Vai in letto, va. Io il 14 sono andato a matrimonio. No, vabbè, ma è peggiorata negli ultimi 5 giorni. No, meno, negli ultimi 3 giorni. È stato devastante. A proposito, Aci, grazie mille per il regalo. Però come hai scritto tu giustamente, non è l'italiano e quindi aspettiamo. Aspettiamo. Ma come faccio a fare l'esperto qui? Non è che se aspettavo 20 secondi la cagata che ha scritto prima non era più una cagata. Ha scritto una cagata. Ero grigliato. Ma sei pazzo? Ma infatti Ferragosto, la gente va in giro, griglia, fa. Noi abbiamo deciso di chiuderci in casa. Cioè, dove vai? Dove vai? O vai in alta montagna pregando, perché anche lì non è detto che magari picchia il sole, c'è dell'umidità e ti ammazza. Non c'è posto dove tu possa andare e stare all'esterno. Azza, troppa sabbietta ho tirato su. Io sono andato a pranzo a 1400 metri e c'erano 25 gradi. Ok, devi andare su appunto. La griglia ha eliminato un po' di umidità, eh sì. C'era il grasso però. È stato veramente devastante. Ho grigliato sul terrazzo di un amico. Si stava bene perché eravamo all'ombra dei due palazzi vicini. Ma non è il caldo del sole a me che causa problemi. È proprio quest'afa micidiale. Che sia il caso di fare un nuovo baule? Così, dico. Vado a consegnare la canzone. Adesso andiamo. Non c'è fretta, fortunatamente. Tanto ancora mattina. Facciamo così. Là. Mettiamo l'acqua. Anche se dovremmo portarla anche giù dell'acqua, mi sa. Boh. Questi qui lavorano. Perfetto. Allora, il caldo del sole è bello perché fa un... scalda, fa anche bene. E l'afa. E l'afa il problema. Ma non si è ancora fermato. Il signore qua dell'impasto. Bene. Ho le mele da raccogliere e dopo le raccogliamo. Io però sto veramente morendo in questo momento. Controllo se le porte sono tutte giuste.
ci fosse un muro di aria calda. Mamma mia. Va bene, entro di qua. Ma sì, Nana, io ti ringrazio lo stesso. Là. Che però adesso i soldi non mi servono, vero? Cioè, sto facendo su un sacco di soldi, ma non... Non abbiamo necessità, corretto? Ah sì, qua dobbiamo andare. Ecco la canzone. Vediamo un po'. Croissant. Croissant. Il suo amore è così puro. Eh sì, è una dichiarazione d'amore, ma ormai è diventato un mostro. Era timido. E dov'è adesso? È incarcerato. Scassinator, 45 mesi come gli anni di mio padre. Buongiorno gattone, come sta? Tutto a posto, grazie mille. E lei? Caldo? È stato catturato. Lo ammazzano. Dobbiamo salvarlo. Quazzo! E come facciamo? Aiuta signorina Fiamma a salvare Damiano. E come facciamo? Vai, chiediamo all'astrologo. Ho delle domande? Non ho delle domande. Commercia? Ah, mi vende del profum. Non mi interessa. Quindi grazie al potere dell'astrologo andremo a dare una mano. Ah. Condizionatore, io adesso l'ho dovuto abbassare, chiudere tutte le porte, far passare tutto per bene, perché ho 28 gradi dentro questa stanza e sto morendo. Perfetto. Allora, non so se seguirò Pokémon mercoledì, perché ho paura che sia roba che di cui non me ne sbatte un cazzo. Banalmente, proprio. Yeah, un gold. Bona, 26 come gradi che piacerebbe sentire. Se vuole, le si vuole bene. Purtroppo a casa lavoro ci sono troppo poco. Ma va là, grazie mille. E grazie anche a Senjiki per i 51 mesi. Allora, dovevamo raccattare le cose. No. Dai, come prima cosa cerchiamo di finire il dungeon. Grazie anche a Magnus per la sub. Ale. Hai ragione anche tu, Gabriel. C'è un Pokémon Presents mercoledì, però io ho paura che me la menino due ore con sto cazzo di MOBA, che non me ne frega niente. Devo essere sincero, non mi interessa Pokémon Unite, non mi piacciono i MOBA e non è di mio gusto proprio. Poi, credo che faranno vedere i remake e dubito fortemente che si vedrà qualcosa di... No, si pronuncia Aiko. Arceus. Non so mai come si pronuncia. Grazie a Dami per la sub e Red Phoenix per i 15 mesi. Cosa sei sta roba? Ma è... Cos'è questo blablabla? È morto. Questa è casa mia, entra. La gelatina nera! Ci serviva? Non mi ricordo. Non lo so. Mi ha stupito il fatto che di averla trovata, ma non... Sai, non... Dai, girati, stronzo. Non ho capito. E sì, no, non so cosa dirvi su Pokémon Presents. Io ribadisco, per me i remake hanno perso una bellissima occasione per fare i combattimenti belli da vedere. Hanno voluto mantenere lo stile di Spada e Scudo e a me fa caccare. Soprattutto per come hanno strutturato il gioco. Per me hanno proprio, ve lo dico, hanno rovinato il remake lasciando quel combattimento in 3D.
perché hanno fatto il gioco in 2D, tutto cibi, tutto bello, no? Bellissimo. Ma i combattimenti vanno in 3D con la telecamera che gira. Brutto, è brutto, brutto brutto. Dico, hai fatto tutto cibi, tutto piccolino, benissimo. Il combattimento fammelo come una volta. Il Pokémon di spalle con, non con gli sprite, magari fai un modello, un po' cibi, un po' come vuoi, fai il modello. Poi magari lo rendi dinamico, metti qualche mossa. Ho detto troppo. Grazie a Dreamsere per i 33 mesi. A me non faceva cagare quel cibi lì. Allora, non mi fa cagare il cibi in generale. Mi fa cagare come l'hanno fatto, perché hanno fatto un lavoro un po' rispetto al lavoro che hanno fatto invece con Zelda. Grazie al maiale urlante per la sub. Perché hanno praticamente preso l'idea da Zelda, no? Da Link's Awakening. Però Link's Awakening è fatto... Questo Pokémon lavastoviglie. Grazie a Raccoon per gli 8 mesi. Le mosse in Pokémon, ma infatti è... Mi sono reso conto di aver detto una stronzata nel momento in cui l'ho detto, scusatemi. Ah, sì, mi ricordo. L'argenzio. Di roba che non so. Pokémon Unite è parecchio pay to win. Addirittura. No, vabbè, non è di mio interesse, ma proprio zero. Quindi, fortunatamente. Dall'oro. Schifo mi ha raccattato qua. Vabbè. Il problema vero di questo Pokémon è che si vede tanto che ha fatto tanto per mentre sviluppavano leggende Pokémon. Sì. Diciamo che è questo Pokémon qua che dice questo. Posso buttare via una polvere? O anche lei di pipistrello. Avrò questa polvere... Ma porca puttana! Avrò questa polvere di elettrico. Che non l'ho ancora usato, ma mi sembra buona. Miseria, che devasto qua! Ho finito lo spazio anche per la gelatina nera. Tengo la gelatina nera. È una roba d'altri tempi. Niente. Escono 2 mesi di distanza tra loro. Ribadisco, secondo me non è vero. Per me Arceus non esce a gennaio. E se esce a gennaio, Dio ci salvi. Grazie Ciccio per 19 mesi. Puntiamo i 2 anni? Puntiamo i 2 anni, dai. Grazie mille. Ocuzzo, signore, dica ciò, dica. Perché dici sempre 18? È che era altro che se fa i cazzi sua. 19. Poi, per carità, è vero che non ci hanno fatto vedere il gioco nella sua forma migliore, né finale, Quando hanno presentato Arceus, sicuramente era tutto indietro. Grazie Nico che regala 5 sub. Ringraziatelo tutti, belli. 100%. Però, allora,
non si presenta mai un prodotto, non in dirittura o non finito, insomma non si presenta mai della roba troppo indietro. Gli sviluppatori tendono sempre a mostrarti qualcosa di molto molto fico per ingolosirti, giustamente. Quello che abbiamo visto di Arceus era proprio archeologico, cioè era proprio indietro con lo sviluppo. Quindi cioè, mi fa strano che non volessero svelare le carte, le mosse segrete prima dell'uscita. Secondo me quello che hanno fatto vedere è quello che avevano in mano, e avendo quella roba lì in mano nel giro di un anno sarei contentissimo che mi facciano fare la figura dello stronzo. Non sono convinto. Per me quella roba lì è proprio indietro. Il tempo ci darà le risposte. Cosa tiene più troppo indietro? Con lo sviluppo. Era un alfa praticamente quello che si è visto. Non teneva il frame rate, non c'era niente su schermo, ti faceva vedere semplicemente, come giustamente volevano fare, la dinamica dei combattimenti nuovi, la nuova modalità del gioco. A quello stanno puntando. Però il potenziale di Arceus è incredibile. Stanno rischiando tantissimo. Speriamo lo rimandino. Mi trovi d'accordo che il potenziale è incredibile. Il problema è sempre quello. Stiamo parlando di Game Freak. Non è che mi abbia fatto ben sperare. Cioè, non è che mi abbia dato grandi fiducia. Però, come se mi sia luppolo? Perché mi sa che adesso... No, ne abbiamo ancora un botto. Cazzo, pensa. Abbiamo due zombie che stanno producendo l'uva. Eppure abbiamo sempre molto più luppolo, che non lo stiamo producendo da settimane. Grazie N per i 43 mesi. No, se sbaglio anche leggende non è finita, ragazzi. Cioè, il brand di Pokémon è una cosa... Devo fare la cacca. E poi finiamo il discorso, però... Pokémon Company è un'istituzione, non andrà mai giù. Possono fallire quante volte vogliono. Torno a... Eccomi qua, scusatemi. Non me la tenevo più. Sono qua. Stavo dicendo, Pokémon Company può fallire tranquillamente quanto gli pare con i giochi. Non avrà mai problemi di denaro. Cioè, ne macinano così tanto che... se Arceus va male non è un problema. Quello è il problema, che non è un problema. Quindi possono tranquillamente fare giochi di cacca e noi ci cucchiamo giochi di cacca... E rimaniamo lì. Quello è il vero rischio. Non che Arceus sia brutto. Fatta tutta? No, però mi voglio sempre sbrigare. Eccoci qua. Anche perché io sarò il primo degli stronzi che li comprerà. Ma sì, ma come tutti. Ma è come il solito discorso. Cioè... ipocrisia pura anche da parte mia. Che gioco di merda, però lo compro sempre. Poi vuoi perché lo devo fare in live, perché ci divertiamo comunque a fare schifo, però di riffa o di raffa si acquista sempre. Grazie Zais per i 33 mesi. È come Star Wars, comunque vada vai a vederlo. Esatto. Non ho capito il day 11. Non ho capito, Gabriel. No, beh, c'ho le tasche a posto adesso. Manca l'audio, sì, scusatemi. Perché prima si sentiva la musichina di sottofondo insieme a Bowel Trouble e mi sembrava un po' una merda. Gelatina arancione.
Ah, ok, il day one. Sì, sì, assolutamente. Beh, vabbè. Tanto che lo compri il day one, lo compri dopo un mese, Pokémon è sempre uguale, eh. Non è che... cioè, per loro intendo. Cambia poco. Al copyright Loki. Purtroppo. Perché Kenobi se l'ha fatta troppo bella, troppo uguale, e niente, mi danno il copyright. E infatti piango, perché era perfetta. Bestiacce. A proposito di bestiacce, stavo... che succede? Qual è il problema? Benissimo. Sto guardando la serie sulle bestie di Satana su Discovery Plus. Sì, Discovery Plus. Oh, è terribile. Ah, sì, mi ricordo. Parlano tutti male, si mangiano le parole, si spiegano col culo, ma è incredibile che molti di loro sono tra l'altro avvocati. Io dico, ma scusami, com'è possibile? Non so se qualcuno di voi l'ha visto. Porca vacca. Latte acido, tanti cazzi gattone, le si vuole bene, non riesco più a seguire molto, spero che vada tutto benissimo. Moderatamente bene, sì, è volato via. Grazie mille. E grazie anche a Linea 41 per i 37 mesi. Ok, argento, buono. Non ho mai usato Discovery Plus per qualcosa che non fosse le Olimpiadi. E io invece l'ho fatto proprio senza pagare le Olimpiadi. È perché sono interessanti i crimini, le cose lì che sono successe in Italia. Perché mica solo negli USA c'hanno i serial killers. Anche noi ce li abbiamo. Però cazzo. Però cazzo, cazzo, cazzo. È stato... non l'ho ancora finita, però è terribile tutto. Suonano il campanello. Va la mia signora? Grazie. Perché io mi sono assentato, ho fatto la cacca, non posso lasciarvi ancora così. Mantiamoci di questo brand italiano di serial killer. Bravo! Esportiamo l'italiano! Il serial killer italiano all'estero, anzi... o non sbattere le porte ogni volta. Esportiamo il mostro. Basta serial killer, mostro. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Barra, siamo arrivati a 7. Se continuiamo così diventerà la mia relazione più duratura. Ad ogni modo, grazie mille per l'intrattenimento che ci dà sempre. Un bacione. Grazie mille altrettanto. Cos'è? Che schifo. Anzi, se serve... no, non importa, distruggi. Distruggi! Via tutto. All'estero esportiamo già la mafia, voi pure i serial killer. Tutto, tutto, tutto. Assolutamente tutto. Grazie a The Real Duca Luca per i 44, per i 44 mesi. In fila per 6 questo video. Oddio, mi sono perso. Di qua devo andare. Sì, ammazza, sì. Ma dà un fastidio che questi cosi qui non facciano danno agli NPC. Cazzo, una bomba d'aria, vaffanculo. Miseria, aia. Che scatto! Ma fortunatamente ho fatto una prevision da panico. Lei. Sì, la sola teoria è che il mostro di Firenze sia Zodiac. Verissimo supporto, verissimo, verissimo. Il riciclaggio.
Vero gatto, noi abbiamo la saponificatrice di Correggio che oltre ad uccidere la gente faceva il sapone con gli scarti. Il 610 è per gli americani. Ma scusami, io pensavo che fosse dopo, che mi alla fine della discesa, che mi chiedeva il cazzo. Quindi me lo chiede prima il cazzo. E vabbè. Ah. Al 12esimo. Siamo già al 12esimo? E vabbè. Torniamo su. Così mi svuoto anche un po' le tasche. Vediamo. Al decimo. Al decimo. Per arrivare al 12esimo, sì. Ma mi serve la chiave o il medaglione? Perché ho entrambi. No, l'ho messo di là, gelatina nera. Il medaglione, ok. Cazzo, ho sbagliato. Vabbè, è andata così. Ah. E dopo giochi coppe e prende entrambi. No, perché diventa una rottura di cazzo. Poi che c'è un oggetto in più. Ok. Perché nella vita ci sono solo due cose sicure: la morte e le tasse. Ma per noi italiani lo è solo la morte. Taci, taci, va che mi... Adesso mi arriva la seconda rata del coso. Delle tasse. Allora, sti moscerini di merda. Che da dove vengono poi sti moscerini? Che teniamo chiuso, sigillato tutto. Guarda, ho rimesso un po' di curry. E grazie anche a Q. Ciao Q. E a Mastro Fenice per i 56 mesi. Si toglie. Casino. Oh, basta un po'. Dov'è l'argenzio? Dove l'ha messo? Dove l'ha messo? Qua. Te. Allora, fammi. Ah no, era il ritiro del monopattino. Niente, non era il mio... il mio telecomando che ho comprato. Ho comprato un telecomando per l'Xbox. Tarocchissimo. Perché non... Microsoft ha smesso di farli, credo. Non so, non so perché. Il telecomando multimediale non lo fanno più. Boh, vabbè. Perché mi sto guardando Don Camillo. Solo che la gestione dei Blu-ray, DVD e compagnia bella con il pad credo sia una cosa delle meno riuscite lato Microsoft. Mi fa di uno schifo che è veramente inaccettabile. Grazie a Tiam, appunto, per i 21 mesi. E Sir Ariel, buongiorno gattone, 17 come gradi che vorrei ci fossero in questo momento. Grazie per la compagnia che ci fa sempre e per allegrarmi dal rientro dalle ferie, minori 3, come sempre. Grazie mille. Ok. Lo zombie non stava pietrando? Hai ragionissimissimissimissima. Perché non è nel posto giù. Mamma mia. Ma come può essere così buggata una cosa così base? E mi hai ricordato che abbiamo ancora uno qua. Dove funziona il telecomando della TV per controllare il Blu-ray dell'Xbox? Il telecomando della TV. Cazzo, non ci ho provato. Ma va configurata l'Xbox? L'abbiamo già messa la colla. Gli manca questa, ma non mi interessa perché gli va a 3. Boh. Sai che non ci ho pensato? No, Cito, mi stai sul cavo. Grazie mille.
Se tu riconosci Xbox come Xbox, si funziona. Proverò. Proverò. Questo che cazzo lo metto a fare adesso? No, fermo. Devo poggiare lui. Lui mi fa efficienza 25. Lui mi fa efficienza 25. Lui mi fa efficienza 28. Ah, tutti buoni. Cosa fargli fare? Potenzio funziona in automatico, sia Play 3 che Play 4 che Play 5. No, ma sicuramente anche su Xbox, però non mi sono mai interessato, devo dire. 28. Oh no, mi ha messo incastrato. 32. Oh. Non so che farmene. Lo metterò alla segheria. Aumenti i vigneti. Ma tanto la produzione sta già andando così, non vedo perché farlo, sinceramente. Sti cazzi. Fertilità. Signor Gatto, grazie per queste mattinate passate assieme, grazie mille a lei. E guarda, lo metto qua, al posto di sto stronzo. Ah, sì, mi ricordo. Efficienza 15. E lui 30. Vabbè. Abbiamo anche del vetro che va di qua. I campi, così fai più. Ma boh, ribadisco, non è che ci abbia fretta in questo momento. Per ora va bene così. Anche perché fare i campi significa, o nuovi vigneti, significa comunque rompermi il cazzo a a star dietro a tutto. Ecco il medaglione. A fare nuovi fertilizzanti. Non ho voglia. Non ho proprio voglia. Ma con la buona funzionale con la Series X non lo so perché no. Io c'avevo il telecomandino, che era pure figo quello della One, credo sia dai miei. Era piccolino e quando lo prendevi in mano si illuminava. Era una robina figa quella lì. Una stronzata, che fosse chissà che cosa. Però era piccolino, carino, facevi quello che devi fare e via. Stefano, sono 6, grazie per la compagnia di alto livello che ci dedica ogni giorno. Posso chiedere una benedizione di enorme importanza? Ho un progetto che, se andasse a buon fine, sarebbe il passo decisivo verso un radicale cambio di vita positivo. Ottimo, tantissimissimi auguri a lei allora, tantissimi. Il problema del pad dell'Xbox per quanto riguarda le cose multimediali qual è? Che se per sbaglio clicchi un dorsale, skippa al capitolo successivo. Se per sbaglio clicchi un grilletto, inizia ad andare avanti veloce. E per mettere in pausa di premere Y e poi A. Io non so che cazzo gli sia venuto in mente. Eccoci qui. Yes, me l'ha rotto? No, ce l'ho ancora il medaglione. Ah. È il codice Konami, è veramente. Ma c'è un uomo di sasso! Ah, quanta acqua d'aria, ma un po' di merda. Pure il pad del Play 4. Eh sì, ma perché poi dopo, quando tu guardi un film o qualcosa, poi il pad lo poggi e può capitare di cliccare un grilletto in dorsale. È terribile quella cosa lì, non puoi skippare. Però per mettere in pausa devo premere prima il tasto A, il tasto Y e poi il tasto A. E quindi ho comprato questo telecomandino. Però sapete che forse adesso che mi avete detto di quello della TV, mi sa che avete ragionissima voi. Non ci ho mai pensato, perché tecnicamente la TV accende e spegne l'Xbox, esattamente come l'Xbox accende e spegne la TV.
A dopo, dopo. L'uomo sasso è andato. Ho preso il lettore Blu-ray da 50 euro per non sfruttare la Play. No. Eh no, quello no. Intanto l'Xbox legge anche i Blu-ray super cazzuti di HD della vita per sempre, forever and ever. Che per comprare un lettore come quello comunque ti vanno via soldi. E anche per comprare i Blu-ray, visto che costano 30 euro l'uno. Ma cazzo, non avevo ucciso tutti. Però non voglio un'altra troiata da attaccare alla TV. Va bene così. Grazie Chiara Coffee per la sub. E fa minore, buongiorno Gattone, abbiamo fatto 40, anche in ferie si passa a resubare, le si vuole bene. Altrettanto, e grazie mille. Tra l'altro io non riesco ad accedere a tutti gli HDMI, gli HDMI, gli attacchi insomma della televisione, perché l'ho attaccata al muro e non si può regolare in distanza, è attaccata lì ed è incollata lì ed è un grosso problema, uno per quando la toglierò e credo che in casa nuova la lascerò sui piedini, non l'attacco più. Grazie Luke per la sub. Ulla. Medaglione poi lo posso lasciare giù. Se attacca un muro con le staffe che si possono muovere, allora io ho un 65 pollici LG. Praticamente la TV ha uno spazio alto così e poi il resto è solo pannello. Il pannello è fino tanto così. Non credo facciano staffe che si allungano, ok? Uno. Due, ho paura a muoverla perché poi dopo fa l'effetto di diapason. Quindi infatti 65 pollici comunque grosso e pesante. E io ho quella staffa che praticamente c'è un pezzo di ferro grossissimo attaccato al muro e attaccato alla TV c'è un altro pezzo di ferro che fa proprio da gancio. Quindi la TV si aggancia, c'è questa paletta in ferro che fa così e si appoggia tra muro e staffa. Si aggancia proprio. È giunto dell'astrologo. Sì, sì, ho visto. Cazzo, ma sta quasi finendo. Merda! Pensavo di aver fatto più in tempo. Vabbè, in un attimo ci siamo. Mi teleporto. Mi sono teleportato. Boom. Boom. Sono pronto a fare qualsiasi cosa. C'è un giovane uomo, in questo momento non è esattamente un uomo, per farla breve è in pericolo, è stato imprigionato al forte della montagna. Lei dice di amarlo, quindi se riuscisse a liberarlo sarebbe un buon primo passo. Ok. Il forte è chiuso ed è piuttosto sorvegliato. Ci sono stato una volta in spedizione archeologica. Non è finita bene. Ah, bene. Il passaggio a nord non è stata colpa nostra. La grande esplosione è interferita con i nostri calcoli. Il Lord Comandante ha minacciato di uccidermi. Perfetto. Perfetto. Va bene. Allora, in commercia lui non compra niente di quello che voglio vendergli. Perfetto. Quindi, parlando della spedizione... Oro. Siamo membri della cerchia ristretta. Le liti degli amanti sono facili da riparare. Devo solo mostrare loro i miei progressi negli studi. Va bene.
mi sento così vuoto dentro, ora non riesco a pensare a niente eccetto mia figlia. Sai scrivere? Sì. Scrivi un libro. Oh. D'argento. Va bene. Devo comprare da lui una copertina adesso. È una copertina buona, grazie. Ma già che ci siamo, dammi anche questi. Perché non... Oh, perché non c'ho lo spazio in tasca. Sono triste adesso. Grazie Alex per il suo tier 2 da 45 mesi. Il medaglione lo ripiazzo qua dov'era. Forse riesco a farlo il libro in tempo. O ne ho già uno pronto da qualche parte. Vediamo. No. Ma sì, se avessi un libro l'avrei usato poi. No, ho solo tanti appunti. Vabbè. Sbrighiamoci. Anche se mi sa che il coso si leva dei coglioni alla svelta lì, il parroccone. Il libro d'argento me l'ha chiesto. Cazzo. D'argento? Va bene, a posto, fammi questo. Alfaro! Alfaro, ho detto! Piribiribi! Eccolo qua. Tiè. Yes! Cuffie mid-range, multipiattaforma. Multipiattaforma. Le mie però costano, cioè le mie sono ottime. Scusami, e quindi? Mi sono perso la frase. Che dobbiamo fare? Aspettiamo? La settimana prossima, ok, grazie, scusatemi. Le mie sono ottime perché ci colleghi più sorgenti. Se si intende quello per multipiattaforma. Ho giocato la saga di Assassin's Creed, sì, per i cazzi miei, ma anche tutto in live. Ma tutto, tutto. Allora, mettiamo giù questo. Mettiamo giù quell'argento lì. Ho messo giù i diamanti dove? Ah, qua. No, 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 no. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto. Allora, va qua. Questo va qua. Quanto costa le mie cuffie? Non mi ricordo, ma guarda, dal mio link trovi tutto. Ok, allora, no. Di qua, di qua. Cazzo c'è di qua? No, non me ne frega niente. Invece sì, aspetta, non c'era quello, la grafite qui. Eccola qua. No, non è grafite, è carbone. Dov'è la grafite? Dove teniamo la grafite? Eccola qui, dove la teniamo, ma è troppa. Bene. Bene. Allora, mettiamo a fare l'argento. Aspetta che prima mi svuoto le tasche, va là. Che rottura di palle tutto sto lavoro. Sarebbe ottimo se ci pensassero gli zombie a fare un po' di cosine di questo genere. Boom. L'oro, via. Argento. Troppo. Ci sono altri 4 diamanti giù. Vabbè, ma tanto non so ancora che cazzo farmene. Allora, noi dobbiamo continuare ad andare avanti ad ammazzare di sotto. Dovevamo andare a casa di qualcuno a raccattare il prossimo oggetto. Dov'è il teschio? No, non me lo dice.
Cazzo, non me li segna quelli? Oddio. Bisogna farli in ordine, bisogna farli. Dal mugnaio bisognava andare. Allora, c'era mugnaio, poi dig. O dig era l'ultimo. Che cazzo è dig? Che merda sto menu, mamma mia. Eccolo qua. Sì, vedi, mi insegna anche dig. Sì, sì, in ordine. Ah, vanno visti in ordine. Ok. No, vabbè, ma raccattiamoli anche in ordine, giusto per mantenere un po' di... Io sto crepando dal caldo. Porca miseria. Ok. Anche il fabbro c'era da fare. Da legionario. Non della carne. No. Non ho più gelatina verde. Facciamo dell'impasto. Facciamo un po' di pane. Perfetto. Poi carne al forno per fare i sandwich. Ma ho del pane da qualche parte. Ah, figa, tiralo fuori. Viaggio, Ryan. Via qua. Via qua. Matthew, complimenti per il video su Notch. I tre quarti d'ora sono passati subito. Grazie mille. Mi fa molto piacere perché è stata tosta farlo, quel video lì. Perché eravamo quasi tre ore di registrazione e sinceramente non mi andava di spezzarlo. Ci ho pensato più volte a... sarebbe stato ottimo tra l'altro tagliarlo e fare pubblicazioni da un quarto d'ora a 20 minuti l'una, ma diventava veramente un cazzo di incubo. Voleva dire farlo uscire a cadenza settimanale. Già c'era una serie con me, Karim, che era quello sulle spie, insomma, non volevo. E allora ho detto dai, mi ci metto, ed è uscito un unico video gigantesco. Preferito così, anche perché tanto Notch va ad episodi, quindi sarà anche più facile da recuperare. Che tanto se uno mette in pausa il video, lo chiude e lo riapre, YouTube si ricorda dove è arrivato. Vabbè, ho preso la preghiera sbagliata? Cosa ho preso? Quella della fede, basta, non quella mista. Devo vendere. Mazza quanta fede. E infatti. Ah, la vendo adesso sta preghiera qua, che non me ne faccio un cazzo, non la uso più. Che inculata. Chiacchiera. Madonna, ma quanto meno. Ciao scemo, comprati sta... Non la compra! Maledetta preghiera di fede. No, la metto qui. Così non sbaglio più. Non sbagliamo più. Che inculata, guarda. Ciao! Via. Ok. Io direi di infilarmi sottoterra. Ah,
Ah, il mercante di livello 3 serve. Che io proprio non riesco a farlo, eh. Cattedrale potenziabile. Dentro sì, qualcosina mi sa che si può fare. Attualmente no, mi sa. Cioè, ma qualcosa sì. Però più grossa non credo. Non credo più. Teoria candelabri, sì sì, ma non solo. Posso... Che cazzo è successo? Posso fare anche le finestre e tutto quanto. Rottura di balle. Perché mi facesse raccattare gli oggetti o mi facesse mettere una lista di oggetti che mi servono da qualche parte sarebbe ottimo. E invece devo leggerli, ricordarmeli, tornare indietro, raccoglierli, ritornare lì e usarli. Mi è arrivata una mail da Steam che hanno rilasciato un gioco dalla mia lista desideri. Ne riparleremo. Stasera, oggi è il 16. Yes! Stasera Route 96. Route 96 stasera, che bello. Mi hanno dato la chiave in anteprima, ma c'era scritto il mio nome in dappertutto, non si poteva proprio vedere il gioco. Speriamo, dai, che finalmente una serie serale che tira avanti. Senza ucciderci le gonadi. Anche se non vi nascondo che io PlayerUnknown lo rigiocherò al 100% in live. Mi sono divertito tantissimo. E abbiamo pure vinto. E ho giocavo con Lino. Per dire. Per dire. Risuonano. È incredibile, è un tutt'uno. Ed eccoci qua. Adesso sì che arriva tutto il telecomando. Lino era bravo. Si è impegnato. È la prima volta. Bisogna sempre sbattere. È la prima volta che vedo Lino giocare decentemente un gioco. Perché è bravo, è che è stronzo. È bravo e stronzo. Infatti mi sono proprio divertito. Ah sì, no, ogni tanto danno anche la pozza le giare. Bestia. Che attacco diretto. Nel senso che mi spara proprio nel culo. Pi. Vediamo, però mi pareva che droppassero anche cose. No. Vedi, pozione curativa. Buona la pozione curativa. Mi ci curo. Perfetto. Visto? Mi sono curato. Ti è carriato che la pozione curativa...
Lino. No. Più soldi che ha comprato la base della strega o la fa? E ne fa 20. Sì, però mi servono adesso. È quello il punto. Cioè, così non devo uscire. Era quella la mia logica. Ma vado prima giù di qui. Frostpunk ritornerà. Faremo una live bella lunghetta, perché voglio fare una partita intera. Mi è durato circa 4-5 ore il livello, e ve lo voglio proporre per intero. È straordinario. Non avete idea di cosa arriva dopo. Thank you! Vi faccio vedere il telecomandino che ho ordinato. È brutto in culo, come dicevo. Però boh, fa quello che deve fare, spero. Chiuso con lo scotch. Apro grazie al potere del taglio. Mamma mia, come puzza di sì, mi ricordo. Plasticaccia. Potevano risparmiarsi questi 3 cm sotto e anche qualcosina sopra. Pronto. Caldo poi. Turbo Potato, 3 mesi. Che Dream Team con Lino su PlayerUnknown. Mamma mia, sì. Siamo andati benissimo. Lo spazio per le batterie, sì. Potevi sfruttarlo in altra maniera. Sono batterie che non so come si apre. Ah, così. Grazie a per i 41 mesi. Così sono le batterie. Ok. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è. Ah, vedi, si illumina anche questo. Non si vedrà mai. Sì, no, si vede. Vedi che quando lo muovi si illumina un pochino. Bene, fa piacere. Però adesso proverò anche quello della TV a sto punto. Red Serialx, un ringraziamento speciale a lei, signor Gatto, che ci intrattiene e strappa un sorriso anche nei momenti più difficili. Grazie mille a lei per i 44 mesi. Va bene, Ricky. Stavo andando su. E poi ti mostro sedere. Boh. Destra. Massacriamo di botte qualunque cosa si avvicini. Senza pietà. Non mi hanno entusiasmato per un cazzo comunque queste catacombe. Anche se devo dire sono meglio di quelle di Stardio. Minchia, Ricky. Minchia. Perché eri ricchissimo. Avevi la Play 3 Fat. L'ha preso l'amuleto? No, l'ho lasciato su. Ma riserve un'altra volta? Ma che cazzo di casino! Oh! Mamma. Vabbè, distruggo le cose più giù. Play 2, ho visto male. Hai ragione. Nemesis, questo mese invece per
Invece che per un esame chiedo gli auguri per un'importante visita medica anche domani. Tantissimissimi auguri. Tante, ma un botto, tantissimi auguri. Ci faccia sapere, eh? Ah, ho finito le robe da bruciare. Niente. Cazzo. No, ho sbagliato. Ho premuto per errore due volte. Sono un goglione. Scusami. Dove non ho ammazzato? Qua giù ci siamo stati, no? Qua sotto. Sì. Sì. Mi sarà scappata una mosca. L'amuleto serve sempre a sbloccare roba a random. Ah! Che twist. Forse su di qua non sono andato. Visto che l'hai iniziato anche tu, Corvo. Ti stai ingolosendo? Boh. Ok. No, dai. No, i chiodi non li voglio. Adesso abbiamo risolto. La musica strana, no ragazzi, allora Twitch ultimamente, ed è una cosa che me ne rendo conto anche io, non carica l'audio in maniera adeguata fin da subito. Non si nota spesso con col microfono, ma si nota anche con quello. E niente, banalmente dopo un po' si prende ed è come se ti pulisse le orecchie. Sì sì, adesso le pozze andiamo a farle. Era per arrivare, poi esco. Sì, Corvo, sì. Verissimo. Io torno a consigliarvi adesso coso. Frostpunk. Mamma mia. Che cazzo di bel gioco di merda hanno fatto. E che cosa mi sono perso. Questa è tutta colpa mia, che me lo sono perso. Dicendo, ah no, non fa parte, non, cioè, non mi interessa. Poi dopo gli ho ridato un'occhiata meglio. Ho detto, ah ma sai che sì. Ero tenuto d'occhio per un bel po', però tanto ormai era andato, giustamente. Ma io non ho studiato la spada damascata, ma la studio subito. L'ha andato gratis sull'Epic, sì sì. Io ho detto no vabbè, ma non ci gioco. E invece è una gran cazzata. Che ci c'è mento? C'è niente che mi dà del blu? Chiedo. No. E allora frenate. Allora, posso farne solo tre di soluzione, cioè di vita, perché non ho la soluzione del caos. Com'è che si faceva la soluzione del caos? Quei funghi? Con questi era? No, cos'è questa? Tossica, no. Il caos cos'era? Le ali di Pippi? Le ali di Pippi. Ma c'era un hype train? E niente, è finito.
Corvo, è un gestionale. Cioè, sicuramente è il mio di genere. Come i gestionali io li amo, li adoro, quindi è assolutamente il mio. Però pensavo che fosse più, non lo so, più noioso, ecco. Invece no. Invece no. Che bello che è. Devo fare altra polvere di verza. È anche parecchio difficile, sì. Beh, sono riuscito a farlo alla mia quinta run. Non vogliamo sprecare cibo. Andiamo a dormire, lo facciamo domani. Sì, nel mio quinto run ho finito, vabbè, il primo livello comunque. Non ho finito tutto il gioco, ho finito il mio primo livello, la mia quinta run. Fattibilissimo. Sto parlando di Frostpunk, quello che ho fatto sabato. Recuperatevi la live di sabato perché ho goduto come un bastardo tutto il tempo e abbiamo scoperto, cioè io ho scoperto un gioco veramente meraviglioso che vale la pena di essere giocato e apprezzato. Joe, 30 mesi, buongiorno gatto, richiedo una menzione per l'esame che ho fatto, il 25 agosto, cosa che credo dovrebbe essere resa illegale. Mi trovi d'accordo, tantissimi auguri e grazie. Non c'è qualcosa che posso fare, la zuppa di cacca. Anche il soletto di scalpelli si è inchiodato. Vabbè, ma perché? Chi se ne frega degli scalpelli? Non li sto facendo fare la roba del marmo. Sì. Ma non dovrebbe. Diamo un'occhiata. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. No, non gli scalpelli. Sai che cosa ha finito? Questi. A te, uno degli zombie più potenti che c'ho, ne so fare i cunei di legno. Ah no, non è vero, è uno dei più sega, è questo quello più potente. Si conferma. Buono, allora, giù per il Bayou. Grazie a Giananas per i 17 mesi. Quindi il medaglione me lo porto sempre dietro. Ma questo o questo? I rifugiati, io penso. A proposito, avete ragione. I rifugiati, io pensavo di averli finiti. Invece no, devo far arrivare nuova gente. Medaglione non serve. Ok. La cucina è altro. Ah, ma avete ragione, vado lì. Anche perché abbiamo consumato un sacco di energia per oggi. Va bene, allora, il tavolo da cucina, eccolo lì, dov'è? Ah, eccolo lì. Il letto. Però non ho felicità. Mi ricordo un sacco Return of the Obra Dinn, questa canzone. Mamma mia. Che voglia di rigiocarci che ho. Non so
so cos'altro dargli a sti stronzi. Il miele, dai. Adesso sì, gli metterò cibo e acqua. Di acqua ne non botto. Bello bello Bradin. Grazie a Postilla per la sub. Aspettate, devo parlare con qualcuno? Con la cuoca, questa? Ah, ecco. Ah, gliel'ho fatta. Però non mi veniva fuori il cosino in alto. La cucina è pronta. Ma? Questa cucina è così diversa da quella di lusso del mio vecchio ristorante d'elite. Sì. Potrei migliorarla, ti permetterebbe di cucinare me. Va bene. E come la miglioro, scusami? Ed è un braccio, eh? E si prendono la gamba. Mai contenti questi, ma infatti mi stanno sui maroni. Ciodi e assi di legno. E tanta felicità. Fammi sta cortesia, amico mio. Qua finisco io. Carino il banner? Non l'ho fatto io. Ma me ne prendo il merito, ovviamente. Anche dei pomi. No, meglio dormire. Dormo. Ho usato i colori delle viscerali, è vero? Porta i reduci dei semi, veramente? Funziona quella situazione lì? Ma che storia da sturbo. Che c'è? Ah, fine di verde. Niente. E allora, sì. Anche tutta sta roba, che chi se ne frega. Anzi, li porto i semi di qualità cazzi. Questi qua. Questi. No, la canapa non gli serve. Semi d'uva. O devo dargliene di 4 in 4. 24 a bot. Ok, compro. Mi ricompro e non stiamo qua a romperci i coglioni, dai. Ah, sì, mi ricordo. A posto. Stiamo qua a dire quanti servono, per fare i conti. Con l'oste. Porto il cibo e poi arrivederci. Finisco i chiodi e tutto. Brochignetto, 8 mesi, grazie. Sì, sì, ma vado a comprargli al contadino, arrivederci.
chiedo a Carlo qua se mi produce un po' di cazzate. Fammi anche un po' di questi, grazie, eh. No? Ok. I chiodi ci sono. Prendo le assi. Le ho viste prima. Dove me le ha messe sto infingardo? Eccole, perfetto. Adesso vado al tabaccaio e compro un po' di cose. Sparing Bike, 44 mesi, grazie! Ma infatti inverno. Mermaio si è di nuovo bloccato, sì. Dopo gli do un'occhiata. O forse ha semplicemente finito il marmo. Confermo, per il Prime, se siete subati col Prime dovete rinnovare di mese in mese, infatti cliccate tutti su abbonati e vedete se potete rinnovare, perché altrimenti la perdete la sub. Cazzo, ne ha solo 16, sto stronzo. E di questi però ne ha 9. Oh, vabbè, toh. Dai, dammi la segola, la zucca, altra segola, ah, altra segola. 8-16, e comunque non che siamo. Le lenticchie. Boh. Posto. Ah, sì, mi ricordo. Joe Mercury, 2 mesi, grazie mille. Al grano! Non ci ho pensato al grano. Vabbè. Tanto adesso gli diamo questo. Questa me la tengo, cortesemente me la tengo. Che poi l'acqua non se la possono prendere da soli. Cos'è questo? Ah, un altro coso, no. Ci rivediamo quando sarete più felici. Che vuole lui? L'usuraio dà il benvenuto ai suoi nuovi clienti. L'usuraio conosce i desideri di ogni suo cliente. Basterà consegnare i vostri oggetti preziosi, soprattutto quelli in oro, l'usuraio. Ok. Cosa? Sì, è usuraio, però te li dà e poi ti richiede indietro. Certo. Beh, non è neanche tanto. Signor Bondi, 6 mesi, detto fatto, sub persa. Come? Rinnovo fatto. No! No, col cazzo che non accetto. Non posso... Volevo negoziare. Ok, lui vendo le cose. Però tanto non mi interessa, quindi... È un usuraio, è esattamente quello che fanno. Stanno cucinando, vedo. Non posso aggiungere nuovi reduci perché non ho un nuovo letto. Paul, vado a casa, dai. Ok. Faccio tutti i campi, era meglio farli? Vabbè, vado a comprare altri cibi e poi dopo vado da loro. Sassitto, 2 mesi, grazie mille. Anzi, facciamo così. Partiamo dal teschio. Sì, mi ricordo. Minchia se si produce il soldo. Ma perché ogni tanto non lo piazzano? Perché finiscono gli slot? È
ricordo. Postilla, mi fai favore, potresti non smettere di fare live e video? Oddio. Sì, mi piacerebbe tanto. Non te lo posso garantire. Andiamo giù di qua. Cazzo, ma è notte però, ho sbagliato tutti i miei calcoli. Ragazzi, non spammate molto, sì, dai. Le regole. Oh, Mithago, sai che non ho una preferenza, cioè, riguardo a quella cosa lì. Sono entrambi titoli eccezionali. E poi, cioè, non è che mi sono perso un titolo e ho annaspato nella merda per anni. Ho giocato altri titoli altrettanto validi, eh. Faccio la pipì e torno. Ancora non è uscito sto stronzo. Addirittura un dungeon. Eh vabbè, dai. Voi cosa state combinando in questo caldo agosto? State combinando qualcosa di bello? L'unico contadino che si alza a mezzogiorno per davvero, cazzo. Perché c'è il figlio. Lavoro. Sudo, certo. Io sono riuscito ad abbassare di 0,2 gradi questa stanza. Non male, direi. Non male. Eccolo. Richiamo del vaccino. Si riposi. Allora. Adesso ne ha 32 di semizucca? No, 2. Come, solo 2? Oh, cazzo. Non ha più. Semi di grano però ne ha. Bene. Vabbè, ciao, No, inverno, perché non ci vado mai. Non ci ho mai fatto caso. Ale. Felicità 6-2. Fa piacere. Tavolo da cucina, non posso, perché non sono felici. Ho finito i pannelli. Pensa a te. Luca il bello, 10 mesi, grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Ma io non ho avuto febbre, fortunatamente, con il coso. Ah, gli devo pure dire io cosa fare? Che merdata. Ah.
servivano i pannelli. Ah, li devo mettere all'infinito, giusto, perché sono incoglioniti, non capiscono da soli che lo devono fare. Va bene. Adesso lo facciamo. Quando escono, me stesso sì. che vuoi che ti dica? Sì. Devono uscire però. Le cose d'argento, no? La zucca però me la sta producendo lui. Cazzo, guarda quante ne abbiamo noi di zucche ancora. No? Oh, gatto. Uno vecchio, mi è difficile giocare gli Zelda vecchi purtroppo, perché lui, io adesso non ho più coglioni di riattaccarli. E poi cosa c'è da giocare? Ne ho giocati tutti. Grazie a Sassà, buongiorno signor gatto, grazie per la compagnia in questa afosa estate, tenga duro. Grazie a lei. Ah sì, mi ricordo. Hai già detto tutto sti stronzi. De tutto. No. Domani ricordi di andare al vecchio? Sì. Sì. Boom. E abbiamo finito i campi da mettergli. Riuscito a riscrivere il rinnovo, me la fa una benedizione per una pronta guarigione del mio piede fratturato. Tantissimissimi auguri. Miseria, che male. E che caldo, immagino. Grazie anche a Just Sanji per i 5 mesi. Boom. Ah, sì, mi ricordo. Lo facciamo un livellino del dungeon. Lo facciamo un livellino del dungeon. La tasca è piena di merda? No, anzi. Sono vuote di merda. Leggete le regole, ragazzi. Le regole. Oh, ci siamo quasi. Nel dungeon. Non volevo mangiarne due. Non so che cosa sta facendo la pastiera oggi, ma c'è un dramma continuo qui. Grazie anche a Franco per la sub. Tostarello sta parte. Sono nato un po' troppo aggressiva anch'io. Oh. Distruggo tutto. Boh. Ci sono carino Majora. Sì, ma non ho cazzo di riattaccare il Wii U, è quello il discorso. Che poi dopo devo riattaccare il Wii U per giocarci in inglese. Io spero che li facciano uscire su Switch. E non ho un Nintendo 64. No, sono entrambi su Wii U, però non... Il problema è che sono full inglese, cioè mi piacerebbe giocarci la 3DS. Purtroppo i 3DS che acquisiscono le immagini non esistono più. È fallita l'azienda che li faceva, probabilmente perché Nintendo li ha ammazzati. Ah, ok. Preghiamo che escano su Switch. Sì, allora...
A quanto pare è praticamente garantito che Twilight e Wind Waker arriveranno su Switch. Cioè questa... tutti gli insider hanno confermato questa cosa. Non si sa quando, ma arriveranno al 100%. Perdonami, ma mi stai chiedendo una cosa che è fuori dalle mie competenze. Ale, l'oro. Dobbiamo sbrigarci che tra poco si esce. Non è meglio né questo né Stardew. Sono due giochi simili ma molto diversi. Questo richiede molta più concentrazione ed è molto più complicato di Stardew. Però sono due giochi completamente diversi. Non sembra, me ne rendo conto. Aspetta che mi sposto prima di... Ah, eh no. Anche Portia è proprio un'altra questione. Dopo un po' se ne vanno gli oggetti che mi seguono così. Boh, quindi l'ultimo livello c'è. Ma prima il mago. Tanto ora del serpente ne manca ancora. Casa, dormiamo. Basta. Buon per te. Mi fai vedere la vita? Vabbè, dai. Ma magari hanno patchato, non lo so. Sulle cose veramente a cazzo ormai dentro le casse. Che gestione del chiurlo. Bom. Vado dal mago. Faro, te. Ok. Non ho letto personalmente il tuo libro, ma l'università ne è entusiasti. Perfetto. Ok. Vogliono il sequel, non avevo dubbi. Va bene, quindi voglio un libro. Però stavolta lo voglio d'oro. Fanculo. Adesso sarà tosta. Ho qualche perk da sbloccare per la scrittura? Drammaturgo, già ce l'ho. Macchina stampa complessa. No, direi di no. Come ho detto, best seller, eh sì. Però c'è stata una sella in meno. La sua. Allora, libro. Non abbiamo niente di oro. Abbiamo dei capitoli d'oro, però. 67%, cosa faccio? Me la rischio? Me la rischio. No, non me la voglio rischiare. Non ha senso rischiarsela. Boom. Perfetto. Anche perché poi dopo rimanevamo senza. Bene. Come si fa la copertina d'oro? La potevamo fare.
non ce li abbiamo. Grazie Vinci per la sub e Marnaldo per i 30 mesi. No, abbiamo solo dei gioielli normali. Facciamoli. All'ultima. Na Fede! E dai, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, è notte ormai. Che sfiga! Devo tenere sempre un po' di fede di sopra. E niente, una settimana buttata. Tengo un 20 di fede, toh. Settimana più, settimana meno. Sì, però è un peccato perché c'eravamo. Era cosa fatta. L'usuraio, sì, però non riuscivo a fare comunque la mossa per teletrasportarmi in tempo. Non ce l'avrei fatta. No, sbagliato. Io la fede me la porto sempre dietro tutta nell'inventario. Sempre quando meno te l'aspetti. Sì. Facciamo qua. La fede fa miracoli. Bravi. Guarda qua come si impegna a fare i gioielli. Ramino, finalmente sono tornato. Buongiorno e buongiorno a lei. Grazie mille per i suoi 51 mesi. Non sai mai quando arriva la chiamata. Carriera ecclesiastica garantita per Acitto. Lo faccio anche già al libro, che così ce lo teniamo comodo da qualche parte. Copertina la fai in un attimo, guarda là. Olè. Posto. Risolta. Che poi 70%, ma si può 70%? Ma io non ho gioielliere? Non ho il perk gioielliere? Scusami, ma scusami, non c'ho... Eccolo qua, gioielliere. Vaffanculo, ecco dov'era il problem. Dai, potevo farcela anche con la copertina d'argento, forse. Vediamo. Vabbè, è andata così, è andata così. Si vede che doveva andare così. No, dammi questo e via. Riacquistiamo. Non che sì. E ora vado in letto un'oretta, dai. Tanto c'ho il perk qua. Olè! Perfetto. No, avevamo già detto che qui non si poteva andare oltre. C'era uno che si voleva confessare? Oh no! Non l'ho visto! Veramente?
arriverà mai qua. Eccolo qua. Posto. La fede è una storia d'argento e non ho acceso i cazzi, quindi li accendo. Ok. Ci siamo. Sono già le 11. È incredibile questa cosa. Stiamo giocando dei giochi talmente belli ultimamente che il tempo vola con quanto fiato in gola. E okay. Fai perché il bronzo e vendigliele. Quindi sale anche vendendogli. Bene, bene, benissimo. A grande. Vi vedo un po' già piano in chat stamattina. Siete pisolosi, belli, tutto bene? Sono le 11, è vero. Di un caldo lunedì mattina. Ma scrivetemi, dai. Ma no, è vero che non ho neanche un argomento stamattina. Abbiamo una... È lunedì, sì. Lunedì post Ferragosto, è verissima anche questa cosa qua. Siamo ricchi, ricchi, ricchissimi. Hanno anche questo. Ma sì, il libro me lo tengo, dai. Quanta roba vuoi che troviamo adesso nel dungeon, nell'ultimo buco di culo. L'ho finito, Wacky. Lo riproporremo in live il prossimo weekend. Che paura. Le. Frostpunk è gratuito adesso. Non so se lo sarà ancora per molto. Ancora. Però c'è nel Game Pass, ragazzi. Giocatelo dal Game Pass. Io personalmente l'ho preso sapendo che avrei preso i DLC, costava meno acquistarmi il gioco più i DLC da Steam. Però se non volete prendervi i DLC, cazzo, sul Game Pass è un ottimo titolo da avere. Consigliatissimo, ma a mani bassissime. Proprio. Vai dove ho le mani. Hanno annunciato il 2, ma infatti è stato l'annuncio del 2 che mi ha fatto ricordare. Ma io non l'ho più toccato. Grazie Kef per 24 mesi. Non ho capito la domanda, Eberk. Hanno annunciato il 2, sì. Non lo so che cosa metteranno nel 2. Anche perché è stato un annuncio senza data, senza niente. Quindi un annuncio un po' del cazzo. L'annuncio è... Sì! Arrivo, Sì, sì! Garantito, lo faccio! Questo è stato l'annuncio del 2. Così anche... Che roba! I DLC contengono scenari extra, sì. E sono anche parecchio fighi gli scenari extra. Peste. Peste due. I più fastidiosi sono i pipistrelli arancioni. Sono proprio una rottura di cazzo infinita. Bene. Sì, no, che il libro mi cambi la vita, averlo o no, ma... Effettivamente.
La mela d'oro! È vero che voleva la mela d'oro lui! Dai. Elimino questa che non so cosa sia. Perfetto. Che potevo tranquillamente comprarla una vita fa. E anche degli alambicchetti. Dovrei fare ordine, ma non ne ho voglia mai. Tanto fortunatamente quando devi mettere giù un oggetto te lo caga fuori e arrivederci. Boom. Boom. 10 gold dalla strega, non uno? Ah, beh allora sì, c'hai ragione. Meglio come ho fatto. Si è bloccata la produzione di birra. Cosa gli manca? L'acqua. Strano. Allora, mettiamo giù ai piedi del letto questo e questo. Riposi, Lollers, si riposi. Che Dolores. Ho bevuto anche la cura, vero? Sì. Sono un coglione. Ok, va bene, non importa. Ah, ok, perfetto. Facciamo così anche, che così magari la consumo prima, sta cazzata. Boh, dormo. Adesso siamo nel giorno della donna. Noi interessa questo e questo. Quindi, no, potremmo andare a parlare col mugnaio. Vedere, mandare avanti anche quel discorso lì. Quante ore di gioco sono? Non lo so. L'acqua. L'acqua, grazie. Qua. Vabbè, quel che c'è. Aggiungo anche qui un po' d'acqua. Guarda che ci sta. Bene. Oh, adesso abbiamo anche tanta uva. Ottimo. Ottimo. Bene. Mugnaio. Ricordo a tutti di rinnovare, qualora vogliate farlo. E andiamo su di qui. Eccolo qui, signor mugnaio.
Grimaldi degli antichi. Risparmiamo per un'altra volta. Oggi ho la luna storta. Ah. Ma cosa? È l'unico indizio. Pensa a quel che Furfante mi ha rubato l'invito. Asada. Per la partecipazione al cabaret. Ma nin. Ho superato 5 turni qualificazioni per le gare. E ha pagato in busta. Ma di che? Che vuole? È entrato a casa dalla taverna. Ho visto quel Grimaldelli nel buco delle mie serrature. Il resto lo sai. Per l'uso del territorio intorno alla mia casa è il mulino. Ah, chiaramente qui c'è un buco. Ah no, ci sono proprio dei punti, ok? Ho trovato dei money. Chi è? L'apicoltore! Ci sono degli scherzi tra l'apicoltore e il mugnaio? Sei amico del mugnaio? Siamo colleghi. Non è il mio nemico giurato. Il suo piano sinistro. Qual è il piano sinistro? Un uomo da pesca sospetto. Cosa vuole? Cioè, cosa ha trovato? Chiede al custode del faro dell'invito del mugnaio. Una torta. Che schifo. Mammela, ok. Just the Klaus, buongiorno, inizio settimana gattone. Passato un buon ferragosto, ho giocato Frostpunk. Riesco finalmente a rinnovare e rinnovo i miei ringraziamenti per la compagnia e la sua dedizione che mi sono state di ispirazione. Faccio colazione con voi e poi si ritorna al lavoro. Buon lavoro e grazie. Oddio. Mi ha dato la corda e Adamo non c'è più. Va bene, allora vado al faro. Ah, attenzione! Ce l'ho io il tuo ramo da pesca. Il tuo ramo da pesca. Il tuo amo da pesca. Sei ladro! Dammi l'invito del mugnaio. Un imbroglione! Ha rubato le battute del cabaret. No! Ho perso la mia occasione per diventare un famoso comico. Potrei usare il cabaret nella mia taverna e ti esibisci lì. Ok. Come fate da un bacio? No. Deve essere una batteria. Una batteria. Ah, per fare... Ok. Ok. Segnate, segnate. Perfetto, vedo che qui si vende. Ah, spettacolo di cabaret. E la batteria come la faccio? 5 fede e 10 cosi. Ma posso farla la batteria? Oh, aspettate un attimo, mi chiama il costruttore. Allora, è bellissimo. Stamattina ho iniziato live dicendo no, devo fare più ore di live. Giovedì dovrò farne di meno, perché il perito che doveva andare a vedere la casa il 10 ha tirato pacco al costruttore. Poi lui gli ha riproposto, vabbè, facciamo martedì. Sì, sì, va bene, poi gli ha tirato pacco di nuovo. E adesso devo andare io giovedì mattina perché lui, il costruttore non può e devo esserci io ad aprirgli la casa. E la cosa bella è che io, per fare veloce a questo perito, gli ho fatto il bonifico istantaneo il giorno stesso in cui mi era stato chiesto di fare il tutto. Va bene, 5 di fede e 10 volantini. Assurdo. No, che tiragli pacco? Non mi danno più la casa, non posso tirargli pacco. Ah, sì, mi ricordo. Ma magari. C'è l'unico che ci rimette qua il sottoscritto alla fine, per carità. No, no, che pacco è pacco. Che palle. Vabbè. Grazie a Joker per gli 11 mesi. Ma che situazione kafkiana, è una situazione de merda, Ricky.
per me pagare tutto subito. Gli avessi detto ti pago appena fatta l'ispezione, se li sarebbe fiondato. Ma che... avrebbe temporeggiato tranquillamente lo stesso. Boom, ecco qua. Cabaret! Ah, la batteria c'è. Il mio amico pescatore è molto sfortunato. Ieri il suo verme ha festeggiato il suo 10° anniversario. Le mie battute di pesca sono sempre un successo per il pesce. Mia moglie è così premurosa. Una volta le ho detto che vorrei essere seppellito sotto una quercia ed è subito corsa a scavare la fossa. Va bene. Wow, che serata. Va bene, ecco, te ne invito nel mugliaio. Perfetto. Ho fatto su dei soldi. Buona. Non c'è niente da fare, gatto. La gente non la paga e danno problemi. La paga e danno problemi uguale, certo. Che coglioni. Vabbè. Che poi è anche un giorno dove la mia signora non c'è proprio. Quindi dovrò far tutto io. Vediamo, riesco o dice, dice che il mugnaio... No, eccolo qua, eccolo qua. Cosa bella mu. Do l'invito. Adesso mi viene Grimaldelli. Vada. Passa. E niente. Viene. E quindi? E allora? Posso. Va bene. Io non lo... non lo invito. Non lo invito. Passa. Lui vende della... vende del luppolo, no. Ok, nulla. Andiamo ai reduci. Saranno un po' felici, ma pochissimo, perché... tutta sta roba... cos'è sto pane? E non lo cuoce mica? Lo mangia crudo? Boh, faranno, non lo so. Dai, che rottura di palle. Stronzi. Ha fatto la signora, ma non sono felici. Non sono mai felici. Perché non sono felici? Perché sono stronzi. Sono anche stronzi senza acqua. E senza niente da mangiare. No. Cioè, devo... guardate, se devo venire io qua... non me la raccoglie questa. Ah, ecco qua. Devo venire io a tirargli sull'acqua, sti stronzi. Ok. Proprio dei nobili del cazzo, veramente. Allora, il Grimaldello era il primo. Ah, sì, vedi, c'è in ordine. Grimaldello, medaglione e il pugnale. Su con morale, amico, non abbiamo neanche dovuto costringerlo. Perfetto. Ragazzo, suo padre ha messo sotto sopra tutta la casa. Molto bene. Ah cazzo, ma c'è un bicchiere. No, è una pietra. Ci vogliono liberare dell'antica divinità.
Oh no, oh, sì, ma che stronzi sì, che forse. Sono. Un po' dittatore, Lucio. Attenzione, Indiana Jones. Funziona. Scusami. Che questo signore è anni 70. No. Peace. Colui che possiede la conoscenza per risvegliare e trasformare le vostre menti. Le abilità per rendere le vostre mani forti e produttive. Il maestro. Raga, che fallimento epico. Ok. Va bene. Il risultato è qui di fronte a te. Andiamo avanti. John Lennon. Però io non sto vendendo abbastanza cibo rispetto a quanto ne sto producendo. Vino, scusa, rispetto a quanto ne sto facendo. Come facciamo? Mi inculo. Non posso fare altre casse qua. Sì, è tutto fullissimo. È bellissimo, scusate, è bellissimo. Allora, ricetta alchemica, dove l'ho presa? Ok. Allora, andiamo a casa e dormiamo. Ok, tra poco è il giorno del serpente. Non del cobra, eh. Attenzione. Piove. Fai liquore con il vino. Ma ci perdiamo. Vale di più il vino. Taverna non vende il vino, lo vendono, però a rilento, perché ci sono solo due tavoli, poverini. Oh, ogni volta, sto stronzo. Che palle. Sono arrivato anche a piedi, con calma, apposta. E dai. Vado a parlare con il mercante intanto. Col mercante non abbiamo più niente da dirci. Non mi ricordo. No, niente, abbiamo finito. Posso solo commerciare con lui. Vabbè. Ah, niente. Dobbiamo aspettare stasera. Dovremmo costruire un nuovo di questi cosi qua. Vabbè. Porto via anche delle assi. Sì, li potrei vendere un po' di lingotti d'argento, però ribadisco, non mi servono così tanto i soldi, che preferisco tenermi qualunque tipo di materiale per me. Non... Per ora non mi servono soldi, poi vediamo se serviranno più avanti, ok, però ora... Come ora? Ora no. Altrimenti sì, però no, ora come ora no. Comunemente sì, ma ora come ora no. Capito? Ora no. Però. Ed eccoci qui. Signori miei, come sono felici? 8 su 8 e finalmente, cazzo, aggiungerei. Qui non ho ancora niente da fargli fare.
Sì, sì, adesso miglioriamo la cucina. C'è altro da fare? No. Sì, in realtà, però per ora no. Con chi parlo? A chi mi rivolgo? Dov'è la cuoca? La signora, dov'è? Parlo con lui? Chiede lo sviluppo del campo. No. Un pozzo automatico. Ah. Ah. Ok. Cioè, ma devo parlare con la gente a cazzo? Devo parlare? No. Dov'è la cuoca? Altro che scavolini. Eccola qua. Oh, te l'ho fatta la cucina. Come essere in catene. Mamma mia. Mi hai dato la cucina. Non c'è dubbio, mio caro custode. Sei un tesoro, ma... Sì. Non ho nulla che renda un pochino più dolce la nostra vita grama. Delle arnie. Ah, per le api. Oh, donna. Serve la felicità di sti stronzi per tutto. Mamma mia. Adesso non mi serve più niente. Te, mi servirebbero le api. Quelle sì. Ma non ce l'ho neanche io le api. La signora da ricette niente male. No, no, ci credo, eh. Vediamo un po'. Droppano api questi? Perché me ne servono 10, me ne servono. O le potevo comprare le api? Ah no, non sono le arnie queste, è l'apiario, ma non è la stessa cosa. Pensavo fosse la stessa cosa. Lancelotto, ci abbiamo giocato veramente tantissimo. Si compra l'apicoltore. E allora vaffanculo. Vado a comprare dall'apicoltore. Che gli potrò vendere anche il miele, si vede. Spero. Qua dovrei averne. Ne ho 7, vedi che ne avevo 7 da qualche parte. Il miele dov'è? Sparito? La mela d'oro mi serve per lo stronzo. Di domani sera, va bene. Mi servivano questi. Poi questi, vero? I pannelli mi servivano. Quanta cazzo di expo stiamo facendo qua? Calore. Sì, 7 api vive in tasca mi sto tenendo io. Si sa. Però fermi. Fermi. Perché, vabbè, adesso vado un attimino lì. E vai a trovare adesso dove sta mettendo sti cosi. Qua. Qua. No. Qua. No. E allora da queste parti? No. No. Scusami, scusami. No. Da qualche parte li sta mettendo. Il miele. Ma ce l'ho ancora in tasca il miele, che storia.
Un'ape l'ho lasciata qua da loro. Vabbè, ma gliele piazzo giù tutte, tanto non mi servono. 8, grazie. 8. Mi serve la loro felicità. Mi serve proprio la loro felicità. Che merda sta cosa. Mi serve la loro felicità per essere felice anch'io. Dai, casa. Felici, vi voglio felici, vi voglio. Eccolo, vedi, giusti, giusti siamo. Le anni sono più di una, sì, immaginavo. Vabbè, lo aspetto lì. Lento, questo se la piglia comoda. Ah, ho fatto tutto sto casino col sangue, i teschi. La vostra soddisfazione è il nostro miglior guadagno. Ecco qua, tiriamo fuori Sadana. Dammela, la leccherò e basta. Non voglio avere troppa conoscenza. Che schifo. No. Invece sì. Ho fatto bene. So qual è il cuore della maledizione antica. Ho bisogno di un cuore oscuro. Oh no. Ce l'abbiamo? Forse ce l'abbiamo. Dovremmo avercelo. O era un cervello? O un cuore o un cervello, ciò. Cuore? Due. Addirittura due. Di quello che c'è non manca niente. Visto le che ha le cose. Ecco a lei. Vai. Ancora. Ma è tornato il teschio. Meno un'ora, forse due. Non perdere mai questa cerimonia. Vabbè. Se questa per evocare. In quel di sua voce interiore so che vorrebbe evocare. Ma un'altra ipotesi su chi arriverà davvero. Di nuovo John Lennon. E aspettiamo. Beh dai, non ci ha messo tanto. Vai. Ma gli dico tutti loro, tutta la mia rabbia e il sacrificio per voi. Oh. Suo padre. Quindi come avevamo ipotizzato. Mamma mia. L'avevamo capito tutti. Bravo. No. Mia madre mi ha lanciato fuori dalla finestra. Mi ha regalato un cavalluccio fatto di rami, l'ho chiamato Fiamma. Set, e senza scaglie. Quante riunioni di famiglia ci sono in questo gioco, comunque? Bellissimo. Come? Ah.
vanno via tutti. Il rituale è stato un gran successo, ecco, da qui in infinito. Sì, chi lo voleva? Il mago? No. Non vuole bruciare più nessuno il monsignore, mi ha dato il carbone eterno, ma pensa a te. E infatti avevamo ipotizzato che quella era una doppia combo. Va bene. Lo sapeva il vecchio Gerardo. Allora, tizzone serviva per il rituale. E il taccuino? C'era qualcuno che lo voleva, sto cazzo di taccuino. Ecco qua, allora mettiamo giù questo e anche questo. Questa è la roba del portale. Anche taccuino per il rituale? Ok. Ok. Svuoto le tasche. La prima cosa che mi hai chiesto inizio gioco è figurati se mi ricordo. L'occhio con il doppio V, no, non serve a un cazzo. O almeno per ora non sta servendo a un cazzo. Lo sto tenendo e aspettiamo il momento propizio. Allora, andiamo in città. Dall'apicoltore. Piribiribi. No, non voglio romperglielo. Mamma mia, che muco. Ecco qua. Dammele tutte e via. Posto. Ciao. No, dai. Non sono felici, non sono. Sai cosa? Devo portargli altri semi. Attivi tutti e quattro i campi e il cibo poi abbonda. Eh sì. Immaginavo. A caccia di oggetti, dici? Ma non ha venduto le cose. Ah, le ha vendute e abbiamo anche già refillato. Pensati. Chi ci mancava adesso? Dove dovevamo andare? Non abbiamo più parlato del vampiro. No, il fabbro. Prima del fabbro c'era... Ah, Dig prima del fabbro va. Il fabbro era l'ultimo, mi diceva. O almeno dalla lista, sembrava.
due semi di cipolla. Saranno mica troppi. E due semi di lenticchie. Cazzo di fatica, oh. No, no, l'ordine che recuperi è irrilevante. Era giusto per fare le... Mi piace fare le cose in ordine e basta. Medaglione. Lo nascosto dal tempo. Il tempo, quella cosa è tutta guasta che fa invecchiare. I soldi non hanno un buon sapore. Le torte sì. Ah. Mi serve del liquore. Ah, va bene. Il serpente. Ma non lo posso fare io. Ah, ecco. Non è una cazzata. Oh, va bene. O sono sempre più stronzi. Non ci sta più la roba. Per forza, sono pieni di merda qua. Quanto impasto ti serve? Glielo rubo, che dobbiamo fare? Me lo posso rubare, va bene così se me lo rubo? Può cuocere per loro. Ah, dici che devo farlo io. Non lo fanno loro. Guarda, gli restituisco del pane. Tanto me lo ciulo io quello lì. No, serve prima l'acqua automatica. Niente, l'acqua automatica non c'è. Dove va messo questo? Tre ne devo fare. Finiscono l'acqua. Pensa a te. Non sono proprio capaci di gestirsi questi qui. Mi manca un'ape. Adesso ce ne occupiamo. Ne devo fare per forza tre? Spuntini semplici. Lenticchie. Ma sì, dammi tutto. Crepi l'avarizia. Spintona. Bene. Malauguratamente. No, vero. Ecco, fammene due. Però gli dico di non portarlo via, altrimenti mi incula. Perfetto. Carissimo, buon lavoro, eh. Buon lavoro. Qui come siamo messi? L'acqua c'è. Il grano c'è. Cos'è? Il carbone? Perché c'è del carbone qua sotto? Ah sì, per queste, per questo coso qua. Va buon. E dormo. Tanto dobbiamo buttare via un'altra giornata. Ma non serviva a bloccargli la produzione. Ma uno me lo porto dietro, glielo do a qualcun altro. Allora, ripartiamo dal teschio parlante. Ci prendiamo il soldo.
E via. Con la nostra ronda. Ah no, lui è qui fuori. Cioè, qui dentro. Giustamente qui vicino, non ci avevo pensato. Attendiamo, attendiamo. Vado a fare la pipì mentre attendiamo. Grazie Michele per i 5 mesi. Eccolo qua. Te. Posto. Cosa? Ok. Io lo accetto. Sì, ho visto che è il teschietto rosso, lo zombie trasportatore, però che mi frega, tanto ci metti i tempi che ci mette. Quindi è arrivato John Lennon 3 anni dopo. Ah, il Colosseo. Perché il cielo non cade sulla terra? Merito di un'antica divinità. Ok, va bene. Datevi una pettinata, sommete un'espressione di colpa e seguitemi. Ok. Ed è arrivato John Lennon. Sei in ritardo, loro non sono più tuoi. Attenzione. Attenzione. Che gran vociare. La religione stessa è l'origine del peccato. La nostra divinità consente di non lavorare a fine settimana. A cosa serve lavorare? Potremmo approvare un'indennità di disoccupazione. Eh sì! Certo. Ok. E lui non c'è, lui non c'è. Eri un uomo o una donna? Una tipa titillante. Va bene. Allora, andiamo a fare così. Ok. Per me, per me. Oh! Non si può fare niente più. Vabbè, andiamo avanti. Ciao. Ok, abbiamo fatto questo, adesso andiamo avanti e parliamo col fabbro che ci dà l'ultimo pezzo e dopo il fabbro ricompro altri semi e torno dagli stronzi. No, le api. Cercherò di essere breve. Puoi prestarmi il tuo pugno all'antico? Prima devi darmi una mano. Ok. Solo per ascoltare la canzone della signorina Fiamma. Convincila a cantare anche nella tua taverna per fare infuriare Orazio. Va bene. Va bene. Solo un'ape mi serviva?
Tipo del mulino già fatto, sì. Ma ne ha tre, le prendo tutte e tre. Qui non si bada a spese. Facile farlo quando hai i soldi infiniti nelle tasche. E mi insinuo qui. Tanto per parlare la signora Fiamma, manca ancora una settimana. Commercia. Adesso non mi ricordo più che cazzo è che mi poteva essere utile qua. Prendo su un po' di tutto. Cipolla, cose, lenticchie, semi di succa, barbabietola. Carote c'è già. Barbabietola e cavolo ne ha tanti. Toh. Bon. Vado. Ah. No. Campo dei reduci. Salve, buongiorno. Cazzo, è mezzogiorno, eh. Eh no, devo chiudere allora. Andiamo avanti domani, vabbè, non è un problema. C'è ancora del cuore, ma non glielo posso mettere. Hanno finito gli spazi, sti stronzi, giustamente. Sono in overflow di cibo. Tieni. E te l'ape. E gli posso costruire un altro alveare. Un altro letto? Dove va messo, scusami? No, non posso. Una stronzata era. Do un altro alveare. Certo, non sanno cucinare. Ma sai che devo andare in giro con sti panificati in tasca adesso? Boh. Ah, ne bastavano due. Aspetta che vediamo cosa mi dice la cuoca di bello. Dove va? Dove vado lui? Cuoca! Cuoca! Dove va? Dove va? Ecco. E basta, ho fatto le arnie. Va bene. Ma? Certo. Avevo promesso di raccontarti i miei segreti culinari. Quale ricetta vuoi sapere? Ah, finito? Torta di miele. E poi me ne vende altre. E adesso non ho più spazi, quindi no. Quindi con lei abbiamo finito? E non cucinano però. Vabbè. E qua vorrei svuotarmi le tasche dal panificato, non ci sta. Devi fare il pozzo automatico per andare avanti. Stiamo aspettando loro. Va bene. Mi fermo, andiamo avanti domani. Ricordiamoci domani che bisogna andare dal mago. Perfetto. Senti come si sente rinvigorito. Sono contento per lui. Ah. Le prepara le ricette che ti ha dato. Ho visto. Bello. Bello. Adesso vi dico quante ore sono. Sono a 39 ore e 7, praticamente 40 ore. Direi che non sono poche. Ah, che coglione inverno. Va bene, faremo quella questione lì. Virai di termosifoni. E gli diciamo buon lunedì. Noi ci vediamo invece stasera con Road 96. Che bello. Buon proseguimento, belli. A stasera.